Ragazzi, buongiorno, come state? Benvenuti o bentornati nel mio canale con un nuovo video. Questo video non è preparato e la inizio pure qua fuori sotto un ombrello perché da me sta piovendo. E come avete letto dal titolo, oggi è una giornata molto, molto particolare. Oggi è il 2 maggio e è una data molto importante perché oggi succederanno due grandi cose. La prima è, appunto, sto andando adesso. Oggi, ragazzi, posso dirlo, è il mio primo giorno di lavoro. Adesso, oddio, scusate, e le chiavi della macchina. Ok, aspettate che c'ho 1000 borse. Oddio. E un cavalletto da mettere qui in macchina, così ci attacco il telefono. Stavo dicendo che oggi è il mio primo giorno di lavoro. Sono felicissima, ma sono dall'altra parte. Oddio. Vabbè. E adesso devo fare mezz'oretta di in macchina, in autostrada, perché non lavorerò non qui a Savona, dove sono io. E raga, non so parlare, io non so che video uscirà oggi, veramente, non mi sono preparata niente. Ho preso il telefono e registro, sono anche brutta, cioè mattina sono le 7:30, non lo so, perché oggi inizio alle 8:30, ma da domani in poi inizierò alle 7, quindi ancora, vabbè, ci sono capiti. Fino, raga, scusatemi. Dire che noi ci vediamo direttamente là. Sicuramente non potrò registrare dentro, ma magari se faccio la pausa vi racconto un po' quello che ho fatto. Non so neanche io, raga, che video uscirà. Non lo so. Invece la grande novità di oggi pomeriggio ve lo dirò oggi pomeriggio. Sì, perché è quella che mi interessa un po' di più. Però anche questo vi dovrebbe interessare. Inizio a lavorare, raga. Sono un'adulta. Non ci voglio pensare, ciao! Ragazzi, sono arrivata, il posto è una città. E niente, non so cosa dire, ragazzi, non so neanche io cosa farò, cosa non farò. Boh. E niente, ora devo fare un pezzo a piedi, perché non posso ancora entrare con la macchina, sarebbe molto più comodo. E niente, raga, vi aggiornerò più avanti, non lo so, un giorno non so niente, l'avrò già detto, non so niente, niente di niente. La mia reazione è c'ho una faccia bruttissima. Vabbè, raga, a dopo. Il più mi sto dimenticando di raccontarvi che la prima volta che sono venuta qua dentro, raga, è una città, no? E mi aveva dato una via. Io sono andata in quella via, ma non era lì il posto, quindi mezz'ora a cercare sto posto ed era da tutt'altra parte, cioè proprio, boh, non lo so, raga. E niente, adesso che c'ho la strada ci arriverò in 5 minuti, sì, giusto, pensavo già di essermi persa. E boh, per fortuna non piove. Cioè, ha smesso di piovere, è diverso. Basta. C'è la gente che mi sta guardando perché sto registrando. Ma loro non sanno che c'ho voi. Quindi mi credono pazza. Aiuto. Procede bene. Sono viva. E mi piace questo ambiente. Tutto bene. Aiuto, raga, il mio primo giorno di lavoro, mi stanno dicendo tantissime cose e speriamo bene, non so che dire. Oh. Ragazzi, primo giorno è andato, mamma mia, è volato. E che dire, il primo giorno top, sono arrivata, mi hanno fatto vedere un po' tutto, gli uffici, mi hanno presentato
tutte le persone. Io ho detto ok, ci metterò un po' a ricordarmi tutti i nomi. Fortuna sono tutti giovani, quindi top. E che dire, ci sta come primo giorno. Domani inizierò dalle 7 fino all'1, cioè da domani, tutti i giorni poi. E niente, adesso sono andata alla macchina e non mi ho ancora detto che cosa farò oggi pomeriggio, ma ve lo dirò quando sarò in macchina. Ciao ragazzi, alla fine sono a casa, non vi ho più registrato. E per fortuna sono andata a mangiare da un'amica, perché adesso devo scappare subito. Sono le 2:10 e devo andare in maneggio. Sono seduta su un gradino perché sono cotta, sfinita, ma allo stesso tempo sono contenta. Allora, cambiamo discorso. Scusate se questo video verrà brutto, non lo so cosa uscirà da questo video, ma ho poco tempo per registrare e vi devo dire tutto. Allora, una cosa che non vi ho mai detto. Allora, calma. Vi ricordate quando c'è stato quel periodo un po' di tempo fa che non ho più messo video? E c'è un motivo. Un motivo è che ho preso definitivamente una decisione molto importante che cambierà tutto. E arriviamo al punto, raga, perché non ci voglio girare intorno. Ho deciso di vendere Gin Gin. Lo so che adesso vedete no, lo so, e infatti in quel periodo lì stavo un po' male, però in realtà è un pensiero, ok, che ci avevo già da un po' di mesi, perché comunque con lui speravo di poter fare qualcosa di più, e purtroppo non è così. E quindi si è arrivati a un punto che io, c'è una parte di me che vorrebbe andare avanti, ok? Perché Gin Gin, voi vedete dai video che pubblico che sembra tutto facile, ok? Ma vi posso assicurare che non è così. Gin Gin è anche un cavallo un po' particolare, ok? Non è semplicissimo da montare. Ma io come sempre ce la metto tutta, ok? E siamo arrivati a un punto che per andare avanti e tutto quanto, per non so come spiegarvi, per il suo bene e per il mio bene è meglio venderlo, ok? Cosa dirvi? Mi dispiace un sacco. Perché davvero io lo amo quel cavallo, cioè ce l'ho da 2 anni e c'era una parte di me che sperava di tenerlo ancora un po', ciò che purtroppo da una parte non ho neanche io le possibilità economiche per poter tenerlo fino alla pensione, perché ragazzi, tenere un cavallo in pensione vi posso assicurare che magari costa meno in quello che spendi ogni mese che lo tieni in un maneggio, però ha davvero un costo. E io purtroppo non me lo posso permettere. Quindi sì, lo vendo. E oggi vado a provare 2 cavalli insieme al mio istruttore. Un maneggio che si trova vicino a Biella, che è, diciamo, per farvi capire, nelle vicinanze di Milano, ok? E sì, vado a provare 2 cavalli e niente, non so cosa dirvi, ragazzi. Scusate, sto parlando veloce, ma ho davvero pochissimo tempo, perché io ci metto più o meno mezz'oretta ad andare in maneggio. Sto tremando tutta e non riesco a stare ferma col braccio. E quindi devo fare un po' veloce. E niente, vi porto con me. Spero che qualcuno mi faccia dei video, così vi faccio anche vedere i cavalli che provo. E basta. Madonna, mi sta continuando a tremare il braccio. Spero di avervi detto tutto e vi chiedo solamente di non scrivere
commenti, perché le vendi, sei cattiva, tutte queste cose, perché sto già un po' male di mio, ok? E basta, raga. Vi chiedo solo questo. E vi chiedo di capirmi, ecco. Basta, devo andare, devo scappare. Ci vediamo dopo. Anzi, ci vediamo in maneggio che vi faccio salutare Gin Gin. Sono arrivata in maneggio, sto salutando Gin Gin. Gli ho portato la mela. Ciao amore! Bene! Ma non l'avete portato? Lo vuoi? Io di sì. Vieni, amore. Mangia la melina. Adesso gli do anche due biscotti e poi devo aspettare il mio istruttore che partiamo. Speriamo bene. Ciao amore, gli ho dato le mele, i biscotti, le carote. Amore, ma chi è sto qua? Mi vuoi bene, Gingy? Sta guardando là che stanno bruciando. Gingin, ci vediamo stasera. Ciao, amore. Ciao, ciao. Ragazzi, buonasera. Qua sono le 9:30 e devo ancora mangiare. Ho mangiato al volo 2 fette di crudo perché avevo una fame nera. Comunque, dove li avevo lasciati? Da Gin Gin, mi sembra, ok? Perché da lì poi non ho più registrato. Allora, per arrivare a sto maneggio ci abbiamo messo 3 ore. Perché, allora, ci ha portato in una stradina. Arriviamo, eravamo quasi arrivati. Cosa succede? C'era la polizia e c'era un albero in mezzo alla strada. Ho detto no, porca miseria. Allora, siamo tornati indietro, abbiamo trovato un'altra strada, abbiamo fatto tutto un girone e indovinate dove ci ha riportato? Esattamente lì. Ne ho detto, Madonna mia. E vabbè, dopo mezz'ora siamo riusciti ad arrivare al maneggio. Il maneggio bellissimo. Ah, io mi sono fatta male. Il maneggio bellissimo, raga. Peccato che pioveva e quindi ho dovuto fare la prova dentro un campo coperto che era un quadrato. Anche per saltare era un po' difficile. E cominciamo. Allora, il primo cavallo che ho provato, che vi lascio la foto qua, è un sauro. Tutte e due hanno 12 anni, mi sembra. E che dire? Allora, il sauro è molto più piccolino di Gingin. Però più comodo, cioè anche per me che sono bassa. Diciamo che è un po' più portato alla mia statura, ok? Non so se l'ho detto bene. E raga, scusatemi, ma non mi ricordo neanche i nomi. Siete conto? Li continuava a dire, io in questo momento non me li ricordo. Sono cotta, sono stanchissima, è una giornata piena piena. Sono entrata adesso in casa, quindi dopo stamattina alle 7. Comunque, col Sauro mi sono trovata molto bene. Era un po' rigido e sicuramente perché è un cavallo diverso, è un po' strano il trotto, al galoppo, così. Vabbè, però raga, sui salti era, cioè, fantastico, ti portava proprio verso il salto. Bellissimo, bellissimo. Sembrava di montare un cavallo facile. Non so se è perché sono abituata a Gin Gin che devi stare un po' lì a. Ma niente, vi lascio adesso qualche video. I video fanno schifo, ve lo dico già, perché li ha fatti col telefono il mio istruttore. Non ci ho pensato a chiedere al ragazzo che c'aveva l'iPhone e farmeli poi passare con iPhone. Ma in quel momento ero già stanca di mio e non ci ho pensato. E quindi di lui ho solo 2 video, mi sembra, perché non me li hanno fatti. E quindi sì, ve li lascio adesso. Remember the days we
beginnings, bright. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. E questo cavallo mi hanno raccontato che ce l'aveva una signora, mi sembra. Adesso non mi ricordo se ha detto ragazza o signora. Comunque c'aveva una che la teneva a paddock, che la teneva a prato, che la teneva... Però sembra che se lo metti in forma tutto quanto sia un bel cavallo. E con lui potrei fare... loro hanno detto fino a 1,20 m, 1,25 m, forse 1,20 m, non lo so. Quindi vediamo. Invece passiamo al cavallo numero 2. Allora, il cavallo numero 2, manco di lui mi ricordo il nome, perché l'ha detto proprio e non me lo ricordo. Con lui è bello, un pochino più alto del Sauro, e lui nella sua vita ha fatto completo, infatti non aveva paura di niente. E sui salti è bravo anche lui, ok, però sul salto, a differenza del Sauro, boh, non mi ha dato tanto, ok? Poi magari mi sbaglio, perché l'ho provato in un'ora, ne ho provati tutte e due, cioè proprio non ho neanche io avuto il tempo di conoscerlo meglio, ok? E sul baio non saprei neanche io, raga. Purtroppo non ho fatto una foto perché sono una pirla, ma vi lascio i video. È bravo, però non lo so adesso. Forse vado a riprovare il Sauro e poi magari forse anche il Baio, non lo so, per poterlo magari provare nel campo grande fuori. È molto grande, molto bello. Non chiudo neanche sto video perché non vi vorrei dare poi le notizie finali. Quindi sì, oggi è una giornata, come vi ho detto all'inizio video, molto piena di novità e basta. Ci vediamo nei prossimi giorni quando avrò notizie, se prenderò uno dei due cavalli, se alla fine ne proverò altri, se tutto. Comunque Gin per ora è ancora con me, poi vi dirò tutto su di lui e niente. Ci vediamo nei prossimi giorni, per voi sarà tra 30 secondi, per me nei prossimi giorni quando avrò notizie su... notizie, basta. E quindi ciao raga, ciao. È passata esattamente una settimana e dall'ultima volta che ho registrato, è giovedì 8. Mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, sono fermata un attimo perché mi ero dimenticata di registrare. Sono appena uscita dal lavoro e adesso sto per entrare in autostrada che vado in maneggio e oggi andiamo di nuovo a riprovare i due cavalli a biella e sì, sono stanca morta, quindi nel prossimo clip sarà che sarò a casa perché non riesco a registrare in maneggio e spero stavolta che mi facciano i video. Chiederò al ragazzo se ha l'iPhone così me li passa e niente, basta, a dopo. Raga, siamo in viaggio e siamo fermati a un autogrill e niente, aspetto il mio istruttore. Tra alle 3 alle 4 dovremo arrivare al maneggio e sono le... No, dimmi l'ora. Sono le
3:10. Quindi 40 minuti, 50 minuti ci dovremmo essere. Basta. Speriamo bene. Il posto è davvero molto bello. Lì era dopo ho fatto la prova la prima volta e adesso la faccio lì. Ciao raga. Ragazzi, sono appena arrivata a casa. Sono le 7. Non come l'ultima volta che sono arrivata alle 9. Vedete? Ora vi vedete meglio. Che stanchezza. Allora, non ho ancora i video, ma poi mi rimandano e ve li metto. Che stanchezza, era. C'era un caldo. Su c'erano 24 gradi, 25 gradi. Stavo morendo. E scusate le mie condizioni, ma parlo adesso, anche perché oggi è giovedì e il video non so quando uscirà, ok? Infatti mi sa che domani non uscirà neanche un video. E adesso è l'unico momento che riesco a parlare, perché devo fare ancora la valigia, perché domani è venerdì 10. Devo fare la valigia perché domani vado in concorso con Jean e vi registrerò poi tutto. E che dire, allora, sono arrivata su e alla fine ho provato solo il Sauro, perché dall'ultima volta mi ero trovata meglio con il Sauro. Il Baio alla fine non l'ho provato, perché in parole povere, abbiamo parlato con il mio istruttore, metto che il Baio rimane così com'è, cioè anche se è lavorato così, lavorato bene, tutto quanto rimane così. Invece il Sauro può migliorare molto, molto, molto. E adesso poi vi lascio i video. E cosa dirvi prima del video? Allora, oggi molto meglio rispetto alla prima volta che l'ho provato, che era esattamente una settimana fa. E ho fatto un percorso. E raga, ve lo lascio pure, ma sono anche caduta. Ma come si fa? Ma no, ma in sé il cavallo salta davvero molto bene. Cioè, perché sono caduta? Perché ho fatto male la curva e c'era un Nozzer e è andato al trotto e l'ha saltato, bravissimo, perché il cavallo si sarebbe già fermato. E niente, sono caduta come una pera. In più mi sono fatta anche male perché il campo era duro. Ci ho dato una bella testata che per un po' avevo male qua dietro. E meno male che avevo il cap, perché sennò non so dove sarei in questo momento. Quindi mi raccomando raga, usate il cap, molto importante, utilizzatelo, ok? Comunque detto ciò, vi lascio al video. E adesso dobbiamo decidere se prenderlo o no. Quindi in sostanza in questo momento devo decidere appunto se prenderlo o no. E boh, non posso raga, dire che vi lascio ai video. Remember the days we were young, wild and free, busy getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Aggiornarvi, oggi è lunedì 13, ieri sono appena tornata dal concorso e aggiornamento è che o giovedì o venerdì fanno la visita al Sauro e speriamo bene, perché aveva già fatto una visita un mesetto fa, ma bisogna rivedere delle cose.
Quindi adesso niente, speriamo che passi la visita e basta. L'aggiornamento è questo. Saprò dire tutto fine settimana, cioè per me questa settimana, ma il video uscirà dopo, quindi sì. Ciao raga. Ciao ragazzi, oggi è venerdì 17, sono maneggio che tra poco devo fare lezione e vi volevo aggiornare che oggi il veterinario ha fatto la visita al Sauro e è andata bene, non ha niente di particolare, ok, dovrà fare qualcosina ma col tempo diciamo che si risolvono. E niente, adesso è tutta questione di sentirmi con il commerciante e di organizzare il trasporto e niente. Pensavo ci fosse un cane, scusate. E quindi sì. Amore. Amore, ciao. Ti voglio tanto bene, Gingy. E basta. Direi che questo video continuerà quando il cavallo sarà qui. Boh, non ne ho idea. E ciao raga. Raga, sono in pigiama, è tardissimo, sono le 10, no, sono le 11. Sono in cucina perché è l'unico punto che c'è la luce e sono in condizioni pessime, lo so, ma vi volevo annunciare che ho preso il cavallo. È ufficialmente mio. Quindi sì. Adesso domani, che è sabato, chiamo il trasportatore per organizzare tutto e poi, boh, questione di giorni, il cavallo in scuderia. Madonna, raga, sono felicissima. Madonna. E ora è ufficialmente mio Sauro. Ah! Non ci crederò finché non sarà nel mio maneggio. E d'altra parte c'è Gingin che va via. Mi dispiace tantissimo, ma non so cosa dire, raga. Mi sono felice, ok, ma sono anche un pochino triste. E non c'è tanto da dire. Le cose che dovevo dire le ho già dette prima, quindi... Cioè, in realtà per me, tipo qualche settimana fa, ma per voi qualche minuto fa. Però sono contenta, anche perché so che comunque Gin va in un bel posto, raga. Quel maneggio era stupendo, pazzesco. E lì i ragazzi sono veramente bravi, quindi so che va a star bene. Poi comunque vedrò, lo seguirò, vedrò chi lo prenderà, tutto quanto, ovvio. Cercare in qualche modo di essere aggiornata, il mio amore. E niente raga, ci vediamo nei prossimi giorni. Scusate se questo video, cioè, lo sto registrando da settimane, ma mi devo portare con me. Ed è anche un ricordo per me. Sono davvero molto, molto, molto contenta e... Oh, raga, che vi devo dire? Forza Maria! Deciso che chiuderò qua il video perché è venuto troppo lungo. Quindi sì raga, se questo video ti è piaciuto lascia un bel pollice in su. Mi raccomando, iscriviti al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. E raga, mi raccomando, lasciate tanti pollicioni in su. E raga, sicuramente il prossimo video sarà un video presentazione, non lo so perché in questo momento non ho ancora il cavallo. Quando metterò su questo video avrò il cavallo, quindi ciao.